non si apre un vero dibattito, una vera discussione su questo tipo di ragionamento. Beh, però, però noi siamo tenaci, tu lo sai, e quindi... No, certo, un anno e mezzo di radio mi hanno, come dire, temprato nella tenacità più assoluta. Certo, no, certo. No, allora io volevo dire una cosa, e però comunque c'è una certa quota di adesioni. Io l'idea, mentre tu parlavi, che mi è venuta è quella di trasformare poi questa prima quota di adesioni in, come dire, soldatini di QR post, cioè fare in modo che poi siano loro stessi a propagandare per la rete l'importanza, certo, di questo servizio. Magari, certo. Con l'aiuto della radio noi potremmo, del resto l'abbiamo già fatto, confezionare un podcast ad hoc. C'è nella bacheca, sì, un podcast che io periodicamente ripropongo nei social, però se già questi primi aderenti a QR Poste intendano darci una mano, magari possono prelevare questo podcast e mandarlo a loro volta alle loro cerchie di amicizie, sia su Facebook sia attraverso banalmente la posta elettronica. Questo magari non si traduce immediatamente in una serie di altri accordi, di altri contatti, però serve a tenere alta l'attenzione, e magari la prossima assemblea ci sarà un po' più di adesione, un po' più di attenzione, perché purtroppo oggi come oggi le vie di comunicazione e di informazione, contrariamente a quelle che si pensa, hanno una manualità molto artigianale. Cioè prima il giornale usciva con un solo titolo e raccoglieva centinaia di migliaia di persone, del resto le finestre dell'edicola, gli strilli servivano, certo, esattamente a questa. Oggi come oggi invece c'è questa consegna, come hai detto tu, proprio porta a porta dell'informazione attraverso un mezzo elettronico, e però è pur sempre una consegna individuale, no? Non c'è più un palco da cui parlare in una piazza, ecco, è questa la differenza. Allora bisogna affidarci a questi mezzi, e cioè fare in modo che questi primi aderenti all'iniziativa QR Poste poi si facciano a loro volta messaggeri e parlino appunto dell'importanza di questo servizio, in modo da aumentare e consolidare la rete. Certo, certo, e devo dirti anche che su questa questione si sta sviluppando un ragionamento più complessivo, perché proprio l'altro giorno guardavo su un gruppo di Facebook, è stata postata una pagina di un giornale del Monferrato addirittura, no? Sì. Dice, va bene, neanche a livello nazionale, però questo giornale del Monferrato addirittura parla di una proposta del ministro Orlando in merito al fatto di poter utilizzare appunto le edicole come uffici postali nei piccoli comuni e così via. Cioè, quindi questo dibattito, questo progetto non è una cosa che come dire, non sia all'ordine del giorno, è arrivato il segnale e il messaggio anche, diciamo così, ai livelli alti. Ancorché che poi sia stato ripreso da un microgiornale, diciamola così, ecco, e quindi questo è il punto: se noi siamo della partita e con questo progetto, il know-how di questo progetto, possiamo avere questa opportunità, altrimenti perdiamo anche questa opportunità e dopo sentiremo i lamenti di chi non ha voluto crederci, dicendo ma noi nessuno crede nelle edicole, abbiamo trovato un soggetto che crede nella potenzialità delle edicole, bene detto, diamogli questi numeri, certo, certo. E dopodiché vediamo lo sviluppo, perché come dici tu, da questa cosa poi da cosa nasce cosa, quando sei rete hai modo poi di sviluppare anche questo collegamento tra gli edicolanti in rete per proporre
per proporre altre opportunità di guadagno, che già sono allo studio, già sarebbero pronte, però è inutile parlarne se non c'è la partenza dopo lo sparo, diciamo così, ai blocchi di partenza. Va bene, hai in programma altre assemblee questa settimana? Allora, sì, questa settimana ho oggi pomeriggio e stasera a Reggio Emilia, domani sera a Torino, e mercoledì pomeriggio e mercoledì sera Monza, dopodiché ho la settimana successiva, diciamo così, il Novara, Cusi Ossola, quella zona lì, quindi Novara, Arona e Varallo Sesia, l'11 a Verona di aprile, e sto diciamo trovando le situazioni logistiche per Imperia Savona la settimana subito dopo Pasqua e Perugia e Terni la settimana subito dopo il 25 aprile. Ah, quindi arrivi al centro, piano piano ti avvicini. Sì, perché il centro, diciamo così, purtroppo ha avuto i casini che ha avuto con il terremoto nei mesi scorsi, e quindi adesso piano piano, che si sta con molta fatica riprendendo un po' la dico così, ma non è proprio così, comunque la normalità, allora ecco che andiamo a spiegare bene anche lì come questa avventura, questa missione che ci siamo dati come Sinagi. Benissimo, allora Amilcar, io ti ringrazio di questa chiacchierata che è servita a tornare sul tema di QR Post, e speriamo che le prossime assemblee rafforzino questa tendenza che tu stesso hai definito, diciamo così, buona, ma dobbiamo fare di più, bisogna fare di più, la radio è in prima linea, si impegnerà e si è già impegnata per portare avanti questo ragionamento, anche magari sentendo degli esperti del settore o comunque parlando di esperienze positive. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a te Fabio, buon lavoro a tutti. Ciao. Ciao. Thank you.